Marc Dutroux davanti ai giudici di Bruxelles per chiedere la scarcerazione e la libertà condizionata. Il mostro di Marcinelle, irriconoscibile, con barba e capelli lunghi, è comparso per la prima udienza dopo quasi 17 anni di prigione. Condannato nel 2004 all'ergastolo per sequestro, abuso di minori e omicidio, Dutroux può fare richiesta di scarcerazione in base alla porzione di pena già trascorsa in carcere. A quasi due decenni dall'arresto, il caso resta una ferita aperta in Belgio. Luc Delbrück, avvocato della famiglia di una delle vittime. Non ci sono elementi per rilasciarlo, dice. Di più, qualcuno come lui non dovrebbe mai uscire di prigione. Quando si conosce cosa ha fatto, quale azione ha compiuto, quando si conosce bene il caso, non è possibile liberarlo. Il governo belga non può mettere in libertà un uomo come lui. I giudici si pronunceranno sulla richiesta di scarcerazione entro il 18 febbraio. Tra l'85 e il 96, Dutroux rapì, rinchiuse nel suo scantinato e violentò 6 bambine e ragazze tra gli 8 e i 19 anni. Solo 2 di loro sopravvissero alle sevizie.